Neuromed partecipa a questa nostra seconda edizione della settimana della tecnologia e della ricerca scientifica in quanto una delle strutture più autorevoli in questo campo della, appunto, della ricerca scientifica. Siamo contenti di aver avuto la disponibilità di Neuromed ad interfacciarsi con noi e oltretutto a mettere a disposizione i propri ricercatori con quello che era il mondo dei giovani. Perché pensiamo di offrire ai ragazzi una didattica nuova, una didattica che gli consenta di conoscere altre realtà oltre alla realtà scolastica. Oltre a tutti questi workshop che siamo tematici, che stiamo tenendo in questa settimana, c'è anche un'altra parte che è particolarmente importante. Durante questa settimana i ragazzi stanno sviluppando delle idee progettuali che poi potrebbero essere addirittura delle idee per delle start-up, come è successo già l'anno scorso, ci sono state delle idee veramente fantastiche. Spero che i ragazzi durante questa settimana crescano di più rispetto a quello di una normale settimana di didattica. Nasce dal fatto che noi siamo, diciamo, volenterosi di voler scoprire quello che è il mondo esterno, quindi tutto quello che noi studiamo, poi dato che un futuro ci servirà, noi vogliamo vedere tutte quelle che sono le occasioni per il nostro ramo, che appunto è quello di chimica, sanitaria e ambientale, però in questo caso più sulla sanitaria. Sbocchi la vocalità. Anche sbocchi la. Alessandro, cosa ti aspetti da questa presentazione? Ma dalla presentazione della Neuromed credo che comunque sia un modo di avvicinare questa azienda al mondo della scuola, comunque un modo di formare gli studenti e di offrire una formazione ben più articolata rispetto a quella che offrono i libri. Comunque l'alternanza scuola-lavoro è un fatto molto importante per consentire appunto di acquisire informazioni, relazionarsi, e questo ovviamente non è possibile, non è offerto dai libri su cui noi studiamo. Ingegnere Pasqua, di cosa parlerà oggi a questi giovanissimi? Allora, parlerò del polo di innovazione Cyberbrain che si trova a Caserta, in generale di tutte le biotecnologie mediche che sono a favore dell'uomo. Viva la scienza!